Eccoci qui ragazzi, ciao a tutti, spero abbiate passato buone feste. Oggi voglio fare una cosa che non ho mai fatto prima e per questo mi vedete sorridere e sono anche un po' emozionato, ovvero come mi ha lanciato la palla stamattina uno dei miei allievi che mi ha detto: ma perché Michele non fai vedere cosa c'è all'interno di The Marching Method and Drums? E io subito ho detto ma magari anche no, poi ho detto ma perché no, magari anche sì, voglio farvelo vedere. E per me è una grande emozione perché ovviamente è un lavoro su cui ho dedicato veramente tanti anni e sapete benissimo che il mio obiettivo nella mia didattica è quella di farvi connettere i punti, per cui rendere personale il vostro studio. E quindi ho preso questa palla che mi è stata lanciata e ho detto: perché non farvi entrare in The Marching Method and Drums? E quindi vi farò vedere tra poco una delle lezioni di questa raccolta, sia video che ovviamente tutta la parte scritta. Tra l'altro, pazzie follie, ragazzi, scritte, cose scritte ovviamente con le mie manine. Ok, per cui chi volesse portarsi a casa tutto questo lavoro lo può fare e quindi farsi veramente un grande regalo, perché sono 14 ore di materiale e 130 pagine. Sfido veramente a trovare una collana con tutto questo materiale ad un prezzo veramente pazzesco, ok? Passato il 31 dicembre, chi lo volesse o chi me lo dovesse chiedere, sappiate che il prezzo verrà più che triplicato. Per cui vedete voi, io vi consiglio di darci un'occhiata, adesso entrate dentro Sticking Coordination, noi ci vediamo nel prossimo video. Per qualsiasi informazione ovviamente potete scrivermi una mail, mettetevi in contatto con me, sarà un piacere veramente darvi tutte le info del caso, ok? Ciao ragazzi e buona visione con Sticking Coordination. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata dedicata sempre al metodo marching alla batteria. Allora, oggi cosa voglio affrontare? Abbiamo visto precedentemente il discorso delle permutazioni e abbiamo visto anche un po' la complessità del discorso delle permutazioni e del concetto di permutazioni. Oggi invece voglio lavorare sugli sticking. Se vi ricordate, abbiamo visto sia sticking, le lezioni, quindi non mi ricordo quale capitolo, scusate, però sticking e sticking ritual. E io oggi vorrò, grazie a sticking, base armonico melodico, permutazioni e stick control, voglio creare delle routine di coordinazione. Ovviamente è impossibile che io riesca a farvi vedere tutte le possibili sviluppi di tutti gli sticking mischiati a questa tipologia di studio, proprio perché è una tipologia di studio, è un concetto che può essere veramente macinato e riapplicato a seconda di come voi volete lavorarci. Quindi ci tengo a specificare sempre la parola concetto, perché come avete visto in tante di queste lezioni si è parlato di tecniche, si è parlato di esercizi, abbiamo visto diverse modalità di studio, ma ovviamente tutte queste modalità sono riapplicabili a seconda del vostro volere, del vostro stile, del vostro genere musicale. Tant'è che non abbiamo mai fatto, se ci avete fatto caso, un vero e proprio riferimento specifico ad un genere musicale, proprio perché quello che vorrei riuscire a trasmettervi al termine di questo corso, e quindi siamo ormai agli sgoccioli perché questo è il penultimo capitolo, è proprio un insieme di strumenti per rendere indipendente, diciamo, il vostro pensiero e la vostra capacità di riuscire da, magari come in questo caso vedremo, da un semplice sticking, riuscire a creare una routine di coordinazione. Allora, non mi perdo più in chiacchiere. Abbiamo visto quindi la costruzione degli sticking, che erano divisi in A, B e C. Io in questo caso prenderò come primo esempio lo sticking 3A. Quindi destra, sinistra, sinistra, cioè ok. Su questo sticking applicherò il concetto di base armonico melodico. In quale modo? Creando una melodia con la mia cassa e il mio Charleston che suonano la prima posizione, quindi che si vanno a sostituire, come se vi ricordate in base armonico melodico raccontavamo, alla mia mano destra. Quindi avrò una situazione di questo tipo: base, quindi cassa Charleston sinistra sinistra.
Io ora su questa base che ho creato tra i miei piedi e la mia mano sinistra, voglio andare a lavorare con la mia mano destra. E come vorrò andare a lavorare? Questo 3, questo ciclo di 3 che io ho sui piedi, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. La mia mano destra la voglio farla suonare, diciamo con un rapporto 1 a 2, cioè quindi ogni due colpi del mio ciclo di 3 avrò un colpo di mano. Poi 1, 3 e poi 1, 4, quindi si avrà un 4 suonato sulla mano e che si va a incastrare su un ciclo di 3 di cassa e rullante, poi 5 e 6. Avremo quindi una situazione di questo tipo. Faccio sempre base armonico melodico e poi partiamo. Quindi scusate, ho avuto problemi, qualche problemino sul 5 che è... Ok, scusate per questi piccoli errori. Come vedete, la mia mano destra ha lavorato, diciamo, su una base creata tra piedi e mano sinistra che rimaneva fissa. Ora vi do un altro impulso. Se noi abbiamo cassa, in questo caso abbiamo suonato cassa e Charleston che suonavano sempre insieme, allora io ho pensato, beh, cassa e Charleston potrebbero anche alternarsi, quindi, e potrei fare lo stesso identico esercizio. Però cosa voglio fare? Voglio utilizzare questo alternarsi tra cassa e Charleston per suonare i 13 esercizi di stick control. Quindi cosa avrò? Una situazione di questo tipo: stick control numero 1, come avevamo visto in stick control coordination, destra sinistra, che sarà cassa Charleston, cassa Charleston, cassa Charleston. Numero 2, sinistra destra sinistra destra, sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra. Numero 3, e così via. Quindi suonare questo alternarsi del mio ciclo di 3 in questo modo, suonando quindi coi piedi, diciamo, stick control. E avremo quindi una cosa di questo tipo. Ovviamente cosa posso fare anche? Posso decidere di cambiare
la mia figura di ride in questo caso, quindi la mia mano destra. Potrebbe essere a 3, potrebbe essere a 4, quindi... Così via. Io quello che voglio fare ora, però, per non, ovviamente, le possibilità, capite che anche qui sono infinite, sta a voi decidere come lavorare con la vostra mano destra e come quantizzare, tra virgolette, la vostra mano destra. Io potete, una cosa che vi consiglio di fare, anche per migliorare, diciamo, quello che è il portamento del ride in questo modo, quello di utilizzare appunto questa figurazione e suonare il mio sempre la mia soluzione armonica di stick control sempre su 3A. Quindi...